terminata domenica 3 settembre la seconda edizione del Festival delle Mongolfiere all'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso. Dopo il grande successo della prima edizione con oltre 21.000 visitatori, la kermesse è ritornata in due fine settimana per dare la possibilità a chiunque di poter salire su una mongolfiera e provare l'emozione del volo con i giganti dell'aria. È una cosa piuttosto facile come principio, ma molto difficile da mettere in pratica perché non è direzionabile. Cioè, l'unica cosa che il pilota può fare è salire o scendere. Riscaldando l'interno della mongolfiera con la fiamma si sale, lasciandola raffreddare si scende. E quello che decide la direzione è il vento. Salendo ci sono differenti direzioni del vento, a seconda della quota si va in una direzione piuttosto che in un'altra e uno cerca di portarla, diciamo, più o meno dove vuole. Ecco. Quanta esperienza ci vuole per pilotare una mongolfiera? Allora, per quanto riguarda l'esperienza, credo che sia una cosa soggettiva di ognuno di noi, come, cioè, a seconda di quanto uno sia portato o meno. Diciamo, per pilotare una mongolfiera bastano 16 ore di volo, e di cui 4 con un istruttore, si fa un esame scritto e dopo un esame pratico, se si supera questo, si può volare da soli. Cioè, si può comprare una mongolfiera e volare da soli. Per portare i passeggeri è un'altra storia, bisogna fare tantissime ore di volo. E, diciamo, dura all'incirca 2 anni, ecco. Quindi, diciamo, è abbastanza alla portata di tutti, chi volesse può farlo. Sì, diciamo, è quasi alla portata di tutti, ecco. Se uno c'ha la passione, più che altro ci vuole tantissima passione. Oltre alle mongolfiere, anche laboratori, esibizioni e visite guidate nelle scuderie dell'ippodromo. Come ti trovi qui? Qui è molto bello. Diciamo che i festival come questo è anche un modo per raggruppare i piloti che ci sono in Italia e fare un po' una riunione e volare tutti insieme, che è sempre bello che volare da soli. È molto meglio volare in compagnia. Si vedono altri palloni in volo, è molto bello, una bella esperienza.